Adesso siamo all'ultimo intervento della mattinata, della prima parte. Il dottor Alberto Mantovani, del Studio Superiore di Sanità, interferenti endocrini di derivazione agroalimentare e legislazione a tutela. Grazie. Io al momento abbiamo un po' di stress tecnologico dai, a posto tutto. Ok. Buongiorno. Mi complimento col CER per l'ottimo vino che ho già assaggiato. Il rosso. Io lavoro all'Istituto Superiore di Sanità. Di mestiere faccio il tossicologo, mi occupo di sostanze tossiche. Ho una certa esperienza dal 2003 all'Authority Europea per la... Posso fare io qua? Sì, sì, certo. Ok. Dove? Ok, d'accordo, perfetto. All'Authority Europea per la sicurezza alimentare, dove mi sono occupato di mangimi. 3 anni, 2012-2015, mi sono occupato di pesticidi, ora di nuovo di mangimi. Vi parlo proprio di pesticidi, ma io voglio esprimere la stessa preoccupazione che ha espresso, si parla lì, certo, naturalmente, Monsignor Liuzzi. Cioè, ci sono tante cose importanti, documenti ufficiali, che vengono scritti e non vengono letti, compresi, adottati. Io mi rifarò proprio a documenti ufficiali. Allora, vogliamo, infatti l'ho chiamato così, vogliamo provare a prenderli sul serio? Expo, cominciamo da Expo, prima di Expo 2015. Ma ci sono, c'è la Coca-Cola, c'è McDonald's, guardate che sono d'accordo, C'è un piccolo problema che è stata una cosa secondo me molto più seria e vi dico, cominciamo a prendere sul serio, e mi basterebbe questo di questo intervento e della mia partecipazione a Expo, la Carta di Milano. Che cosa dice? Prima riga, accesso a cibo sano, sufficiente e nutriente, acqua pulita ed energia. Cosa vuol dire questo? Sano, addirittura prima di sufficiente. Cosa vuol dire? La necessità di assicurare, lo leggo perché l'ho scritto ieri sera, magari non me lo ricordo bene, comunque la necessità di assicurare la disponibilità di cibo, che è molto importante. Io avevo i nonni contadini nella Bassa Emiliana, era importante mangiare tutti i giorni, cioè ricordi dei nonni. La necessità di assicurare la disponibilità di cibo non deve, non può diventare motivo, volevo scrivere scusa, ma siccome sono una persona diplomatica ed educata scrivo motivo, non deve, non può diventare motivo per abbassare la guardia nei confronti della salubrità del cibo, punto. C'è una contrapposizione fra food security, accessibilità del cibo, e food safety, salubrità del cibo. Qualcuno sembra dire di sì ogni tanto, pure in Italia ogni tanto vengono fuori iniziative, noi non ci possiamo permettere tutti questi lussi di tenere alta la guardia. Ma cosa vuol dire food security? Io l'ho presa da internet, dal sito dell'OMS, dove parla di food security. Il summit mondiale sul cibo del 1996 ha definito, per chi non è anglofono, la food security, cioè l'accessibilità e il diritto al cibo, che esiste quando tutta la gente sempre ha accesso a cibo sufficiente, e siamo d'accordo, safe, salubre, sicuro, e nutriente per mantenere una vita sana e attiva. Quindi il cibo, oltre che sufficiente, non bisogna trovare la disponibilità di cibo come una scusa per abbassare la guardia nei confronti della salubrità. Abbassare la guardia o alzare la guardia nei confronti della salubrità si basa su dati scientifici. E quindi la mia proposizione, questa proposizione introduttiva, è: prendiamo sul serio, e come mi ha chiesto nella sua maniera sempre sanguigna
l'amico Altieri, prendiamo sul serio, vediamo come si potrebbero tradurre in normativa i pareri ufficiali dell'Authority Europea per la Sicurezza Alimentare. Io vi parlo di cose che stanno sul sito, sono in inglese, mi dispiace, e quindi ve le traduco un po' in italiano, di cose che stanno sul sito dell'Authority Europea per la Sicurezza Alimentare. Sono pareri proprio che qui in massima parte ho collaborato anch'io. Allora, prima cosa, maggiore attenzione, qui dovrò, piccola premessa, qui dovrò cercare di fare un legame fra degli aspetti anche di scienza, un po' come ha fatto il professor Berrino prima, vi parlava di membrana cellulare ma cercava di trarre conclusioni sociali ed etiche, tra aspetti di scienza a volte un po' ostici e possibili conseguenze pratiche. Ovviamente cercherò di andare proprio molto succinto sulla parte scientifica, ne dovrò parlare. Chi è più interessato, come sa Altieri, come sa chi mi conosce, le mie slide sono a disposizione di tutti. Quindi. Benissimo, prima cosa, maggiore attenzione alle popolazioni vulnerabili. Che cosa vuol dire? Prima di tutto, è più vulnerabile chi è più esposto ai pesticidi. E allora vediamo, EFSA 2014, ci si è scordati di chi vive nelle zone agricole, cioè chi vive al posto di lavoro, va a scuola, in prossimità delle aree trattate. Non è il lavoratore che, almeno in teoria, avrebbe la possibilità di sa che cosa sta facendo, almeno in teoria, in un mondo ideale, non ha la possibilità, io vado a scuola, sono un bimbo, insomma, vabbè, lo ero, lavoro, vivo, coltivo il mio orto biologico, ma in prossimità è una zona di agricoltura intensiva, non ho la possibilità di controllare l'esposizione. E non dimentichiamo anche il passante. Nel film western, io da bambino ho visto tanti film western, vi ricordate il pianista del saloon, no? Tutti sparano e lui, poverino, continua a suonare. Il passante è quello che passa dove c'è un'esposizione. E non è un'esposizione certamente cronica, dove c'è un trattamento, però è una possibile esposizione. Quindi, tra il lavoratore e noi cittadini metropolitani, almeno il sottoscritto, che mangiamo quei piccoli o grandi quantitativi di residui nella frutta, c'è la comunità che vive nelle zone di trattamento. Messaggio strategico. Analogamente alle emissioni industriali e ai rifiuti, l'utilizzo di trattamenti fitosanitari nelle zone agricole fa parte delle relazioni ambiente-salute, non possiamo dimenticarlo. Non possiamo pensare solo alle emissioni di diossine o ai rifiuti della terra dei fuochi, dobbiamo pensare alle zone di agricoltura intensiva, ovviamente con diverse sostanze a rischio prioritarie. E poi l'esposizione residenziale di chi vive nelle zone intensive è fondamentale a questo punto, non solo i residui, per la regolamentazione delle sostanze, quali sostanze, usi, modi, tempi. Andiamo avanti. Io sono vulnerabile non solo perché sono più esposto, ma posso essere molto più vulnerabile agli effetti biologici, come ci ha detto Patrizia Gentilini, feto, bambino piccolo. Già noi nel 2009, per esempio, abbiamo proprio parlato di negli annali dell'Istituto Superiore di Sanità, perché io sento, scusate, posso fare un inciso, io sento sempre parlare di ricerca, mi fa piacere che Fascelli finalmente abbia dato dei dati italiani, sembra che solo gli americani e gli scandinavi che lavorino su ambiente e salute. Beh, non è vero, ragazzi, c'è tanta produzione italiana. Ce ne dovrebbe essere molta di più, sono d'accordo, però con quelle poche risorse facciamo parecchio. Ci tengo molto. Tutela, allora, ricordiamoci che proprio un aspetto che è stato definito anche dal nostro istituto, da sicurezza alimentare sostenibile, in cui noi ci preoccupiamo di quello che mangiamo non tanto per la nostra salute, che qui per carità teniamo moltissimo, ma per la tutela della generazione futura. Allora, prima dell'interferenza endocrina c'è il problema dello sviluppo del sistema nervoso. Moltissimi pesticidi, in particolare gli insetticidi, organofosforici, piretroidi, carbammati, sono neurotossici per l'insetto, ma guarda caso anche per il mammifero. E vi do una buona notizia, anche noi siamo mammiferi.
ogni tanto. Gli studi di ricerca indicano che, la faccio semplice, il sistema nervoso in via di sviluppo, feto e bambino piccolo che continua a svilupparsi dopo la nascita, è più suscettibile dell'adulto. Che vuol dire che se io con due pugni mando a terra Alberto Mantovani, con uno spintoncino mando a terra un bambino piccolo o un feto. Non so se ho reso il concetto. Benissimo. Parliamo di neonicotinoidi. Alle api? No, anche noi. Perché i neonicotinoidi sono considerati un'alternativa a limitata tossicità per l'uomo rispetto ai famigerati organofosforici, ma in realtà, ve la faccio breve, c'è la... pochissimi studi di ricerca indipendente hanno messo il dubbio. E guarda caso riguardano un'azione proprio sui recettori di membrana, qui farà sicuramente felice il professor Perrotti. Benissimo, grazie a questi studi di ricerca noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo voluto, come EFSA, guardare se i limiti di esposizione stabiliti in passato sono sufficientemente protettivi verso la neurotossicità dello sviluppo, cioè per proteggere il sistema nervoso del bambino e del feto. Ve la faccio breve, no, questi limiti no, vanno abbassati e abbiamo fatto una proposta di abbassamento. Ma la cosa un po' preoccupante è questa, che pur considerando la grande importanza degli effetti sul sistema nervoso, in particolare per il neurosviluppo degli insetticidi, uno, in Europa non vi è una strategia coerente per saggiare tutti, magari usando metodi in vitro, per saggiare tutti i pesticidi. Va fatta caso per caso, se c'è un sospetto, e va bene, abbiamo visto che non è particolarmente efficace. Secondo, che a parte i soliti sospetti, qualcuno ha visto il film, no? Oddio sono gli organofosforici, oddio sono i carbamati, ma va bene, sono, ma per carità, scusate se non sono d'accordo, però abbiamo una serie di molecole nuove, alcune hanno dei nomi difficili che faccio proprio fatica, pure io che sono del mestiere a pronunciare, su cui manca la ricerca indipendente. E noi sappiamo che se si fa una valutazione migliore oggi rispetto a ieri dei pesticidi, almeno il DDT non lo usiamo più, e grazie al trasferimento dalla ricerca indipendente alla regolamentazione. Benissimo, mi sono saltata la slide sugli interferenti endocrini perché non bisogna usare il PDF. Possiamo per favore chiudere e usare il PDF, per favore? Scusi, ho un problema di trasferimento con le slide. Comunque, cerco di anticipartela, qual è la, perché è piuttosto importante quella slide. Problema: sappiamo cosa sono gli interferenti endocrini, sono sostanze che causano effetti a basse, anche a basse dosi, in particolare sull'organismo in via di sviluppo, alterando il sistema ormonale. Vediamo se posso. Allora, scusatemi, aiuto. Che succede? No, qui sta succedendo qualcosa. Oh, vabbè. Interferenza endocrina, scusate. Sono un cavallo di battaglia del nostro istituto, abbiamo un sito dedicato agli interferenti endocrini. Qui siamo in una situazione un po' tipo comma 22, so se ve lo ricordate. Chi rifiuta di andare in missione asserendo di essere pazzo è esentato dalle missioni di guerra, però chi chiede di essere esentato perché è pazzo evidentemente non è pazzo, perché un pazzo non sa di esserlo. Allora, adesso voi pensate che io sia impazzito in questo momento? No, calma. La situazione è questa: abbiamo un regolamento del 2009 che esclude in linea di principio i principi attivi, parlo solo di pesticidi, che sono interferenti endocrini, ma io non ho dal 2009 a livello europeo ancora un dibattito per sapere quali sono i criteri, perché devono essere chiaramente omogenei e standardizzati per identificare gli interferenti endocrini. Quindi io vieto gli interferenti endocrini, ma non so come identificarli. Ho reso il concetto? Penso di sì.
2015 EFSA, sulla base di quello che si sa, ha valutato 41 nuovi pesticidi esaminati nel 2014, concludendo che 24 non sono interferenti endocrini. E vabbè, questo, cioè, è giusto, per mio aspetto, se no siamo rovinati. 2 servono veramente altri studi, per 15 ci sono preoccupazioni, e fra questi 15, che insomma non è poco, 15 su 41, siamo oltre il 30%, di questi 15, 6 hanno effettivamente una dimostrazione proprio di un meccanismo endocrino. Concludendo, il messaggio strategico è l'attenzione a questi effetti, e quindi alla fascia vulnerabile feto bambino, all'organismo in via di sviluppo, e questi effetti sono neurotossicità e interferenza endocrina, cioè effetti critici per la, per il benessere dell'individuo nel futuro. Dobbiamo modificare i test richiesti, la regolamentazione delle sostanze, ad esempio il clorpirifosso finalmente ha avuto i livelli di assunzione tollerabili molto abbassati grazie a una riconsiderazione degli effetti sul sistema nervoso, e anche le sostanze ammesse, perché nel momento in cui io escludo gli interferenti endocrini è evidente che certe sostanze non le potrò più utilizzare. È evidente anche, secondo me, che occorre sempre di più alimentare con ricerca indipendente la regolamentazione. E questo ci porta a un altro aspetto della ricerca indipendente, che sono gli studi epidemiologici. È stato, io non ho, voglio aspettare che cosa dirà EFSA a novembre sul glifosate in seguito alla opinione della Agenzia per la ricerca sul cancro. Ricordiamoci che nella classificazione della ricerca dell'Agenzia della ricerca sul cancro del glifosate come probabile cancerogeno umano, noi, categoria 2A, hanno avuto una grande importanza gli studi epidemiologici. E a questo punto vi devo citare una cosa che, secondo me, anche se l'ho pubblicata varie volte su, secondo me ha avuto poca risonanza. Sta tutto sul sito dell'EFSA, una meta-analisi commissionata da EFSA all'Università di Salonicco, finalmente, sempre Sud Europa, di cui nessuno parla mai, però facciamo tanto con quei 4 soldi. È una revisione di tutti gli studi epidemiologici sui pesticidi, evidenziando le seguenti cose, che 2 patologie, e qui mi trovo un pochino in disaccordo con Patrizia Gentilini, con cui comunque c'è amicizia e stima, anche perché ci invitano sempre agli stessi convegni, ormai ci vediamo sempre. Patrizia dice sono molte di più. Io mi appiattisco, che non sono epidemiologo, mi appiattisco su quello che dice EFSA, sono solo 2. Però dico, queste 2 patologie me bastano a preoccupare, anzi ne basta una, perché sono la malattia di Parkinson, problema sociale, vorrei capire chi in famiglia non ha, o tra gli amici non ha una persona con la malattia di Parkinson, tumori, leucemia infantile, cioè tumori nei bambini. A me bastano questi 2 per preoccuparmi, poi se ce ne sono altre mi preoccupo ancora di più, già questo basta. Come sempre, gli studi epidemiologici hanno qualche problema, perché, come dice Altieri, io posso pure chiamare rame, zolfo e pesticidi e metto tutti in un calderone, cioè associazione a pesticidi quali? Ci sono dei sospetti naturalmente con l'uso di alcune classi di pesticidi, però il messaggio strategico è: primo, abbiamo tanti studi epidemiologici e dobbiamo metterli nella regolamentazione e limitazione dei pesticidi, perché dobbiamo trovare dei criteri per mettere l'epidemiologia nella regolamentazione dei pesticidi. E poi dobbiamo aggiornare i test che si fanno per l'autorizzazione dei pesticidi per coprire gli effetti, tipo i tumori infantili, anche con sistemi in vitro sperabilmente, che sono di maggiore rilievo dell'uomo, per l'uomo, come ci dicono gli studi epidemiologici. E a questo punto uno dice, sì vabbè, ma a cosa siamo esposti? E qui abbiamo il problema, i residui. Allora,
I dati del controllo ufficiale. Abbiamo parlato dell'esposizione residenziale, ma tutti noi siamo esposti ai residui nella frutta, nella verdura, negli alimenti trattati. I dati del controllo ufficiale ci dicono che va tutto bene più o meno per le singole sostanze, ma che una frazione del, diciamo, 20% dei campioni contiene molti residui, tutti al entro il limite ufficiale, anche 7-8 residui in un campione, ma tutti entro il limite ufficiale, solo che c'è un piccolo problema. E ho, allora, mi vedete, io sono uno abbastanza alto, no? Mi sembra, d'accordo? Però qui non ci arrivo. Ma se prendo una persona sulle spalle, qui ci arriviamo, e la stessa cosa è un po' un, o meglio, se salgo io sulle spalle di una persona, facciamo così, devo sempre faticare, non è una battuta, nel senso che se un residuo sale sulle spalle di un altro perché hanno una comunanza di azione, arriviamo all'effetto, d'accordo? Arriviamo a un rischio banale, banale. Benissimo, allora, cosa dice essa? Finora si diceva che si sommano solo i residui che hanno la stessa struttura chimica. Nel 2013 EFSA ha detto no, banalmente si sommano i residui che hanno lo stesso effetto, anche se hanno strutture chimiche e meccanismo a livello biochimico diverso. Faccio un esempio, tiroide è un bersaglio, interferenze endocrine, un bersaglio molto importante per i pesticidi. Qualche pesticida riesce a interferire con lo iodio, quindi a livello quasi fattore antinutrizionale, altri aumentano ad esempio lo smaltimento degli ormoni tiroidei, ma tutti mi vanno a causare ipotiroidismo, quindi vanno sommati. Lo dice EFSA, non lo dice Alberto Mantovani, però vanno tratte le conseguenze. Ah, scusatemi. Siamo arrivati a 20 minuti. Siamo arrivati a 20 minuti. Benissimo, e io sono arrivato alla penultima slide. Perfetto. Allora, dobbiamo anche caratterizzare i residui, questo è un lavoro in corso a EFSA, in quanto possono esserci trasformazioni dei residui da parte dell'ambiente o da parte delle piante che rendono la tossicità diversa o maggiore rispetto alla sostanza che è stata testata. Questo è un lavoro in corso, abbiamo un esempio importante che è l'etilente urea, su cui anche noi abbiamo lavorato, che è molto più tossica, metabolita ambientale del mancozeb, usatissimo in viticoltura, ed è molto più tossica del mancozeb e non ha niente a che vedere con la struttura chimica o con l'attività del mancozeb. Messaggio strategico. I nuovi sviluppi richiedono modificazioni alle strategie di test, cioè devo studiare non solo la sostanza attiva ma pure i residui, questo piace tanto ad Altieri, alla definizione dei residui e alle metodologie di controllo. Per esempio, grazie al documento EFSA, esiste la base scientifica per definire residui su base cumulativa almeno per le sostanze autorizzate sull'uso nella stessa pianta. Quando si parla di ecotossicologia dei pesticidi, ricordiamoci, qui voglio proprio chiudere con una bella... con un bel documento che abbiamo partecipato nel 2014, che esiste il problema dell'impatto non solo sulle singole specie ma sull'ecosistema in toto. Che cosa vuol dire? Quindi problemi che possono essere per la food security, insetti pollinatori, le piante non target, nessuno pensa alla tossicità per le piante utili che non sono target, ma anche la possibilità di riciclaggio ad esempio attraverso i pascoli. Quindi un approccio che noi veterinari, perché io sono di origine laureato in veterinaria, in medicina veterinaria, è One Health, salute unica, animali, ambiente, alimenti. Quindi i nuovi sviluppi ci chiedono di modificare come viene autorizzata una sostanza, come valutare i residui, come monitorarli. E qualcuno potrebbe dire, voi continuate sempre ad alzare l'asticella in modo da rendere difficile la disponibilità di trattamenti per le piante utili. Per me è tutto il contrario, questo è uno stimolo all'innovazione verso produzioni più sicure, anche perché, come dice Altieri, i metodi alternativi, io credo ad Altieri, esistono. Grazie.